ragazzi, cosa volete? Cosa volete? Com'è il lavoro? 150-200 operai, non moltissimi, ma comunque una rappresentanza significativa, quella che stamattina, partita da Piazza Dogana alla Marina, ha percorso le vie del centro per protestare contro il rischio che in mancanza di proroga si perdesse non solo il diritto al lavoro, ma anche quello a poter usufruire dell'indennità di disoccupazione. Praticamente loro lì, signor amministratore, non si interessano di noi, perché questa è una classe operaia che porta il benessere nella città, ma loro non lo capiscono questo. Purtroppo noi altri non è che volevamo niente, noi volevamo il nostro lavoro, qua avevamo tre figli, una di quattro, una di cinque, qua non si interessa più nulla. Siamo costretti a fare lo sciopero. Voi avete il problema dell'indennità di disoccupazione che rischiate di perdere. E c'è chi la prende e c'è chi non la prende, perché ci mancano alcune settimane e non è facile che prendiamo la disoccupazione, anche se quel minimo che ci danno è poco, non è che ci puoi mantenere una famiglia. 400-500 euro al mese con tre figli a casa non è niente, noi vogliamo lavorare proprio, noi ci interessa lavorare e portare lo stipendio a casa, a noi il regolatore delle cose sono affari loro, se la giudicano loro, non lo so, affrontano una cifra, il municipio, quello che deve fare lo fa e ci fanno lavorare. Rischiamo di perdere tutto, perché ormai noi siamo arrivati al limite di queste cose che fanno, chi le fa. Perché noi non possiamo continuare così, che siamo tutti in mezzo a una strada. Siamo in mezzo a una strada, se non ci danno il diritto di lavorare. Noi vogliamo il nostro lavoro. No, niente vogliamo il nostro lavoro. Noi abbiamo bambini a casa che devono mangiare pure. E poi, peraltro rischiate di perdere l'indennità di disoccupazione. Certo, così se, perché non ci arriviamo. Siete preoccupati? E come? Tutto il lavoro, la disoccupazione, perdiamo tutto, non abbiamo poi nessun diritto. Noi vogliamo lavorare, non chiediamo altro di darci questi due mesi di permesso per poter arrivare alla disoccupazione. E poi fino a quando ci ingaggiano, cioè di nuovo possono fare i depuratori, si possono mettere, non lo so io, noi vogliamo lavoro e basta. Cosa provate in questo momento? Molto disagio, vogliamo soltanto lavoro e basta. Ci sono tra di voi famiglie monoreddito che vivono soltanto con questi... Sì, soltanto 6 mesi di lavoro e poi basta, finiamo. E il rischio è che perdiate anche l'indennità di disoccupazione. È logico. Voi chiedete questa proroga di 2 mesi? Magari più. Purtroppo... Che cosa prova in questo momento lei? Ma un po' di rabbia la provo, perché dobbiamo lavorare, non si può stare così. Abbiamo bisogno. Gli operai giunti in via Roma avrebbero gradito che il sindaco Turturici scendesse in strada ad incontrarli, ma Turturici ha preferito parlare al Sant'Anna con una delegazione di proprietari operai delle industrie per dare le ultime notizie sul via libera imminente ad una nuova ultima proroga. Qualcuno si è lamentato, poi tutti a casa in attesa di non perdere quel fuoco di cui, lavorando nei magazzini, tanta gente di Sciacca, almeno 500 persone, oggi dispone, sperando ovviamente in un futuro migliore e soprattutto più sicuro.